Ah, quante formule! Ciao ragazzi, sono arrivata! Sì, e quindi? Cosa mi sono persa? Non te lo dico! Bene, allora farò tutto da sola! Occhio, ora ci divertiamo un po'! Sempre se ne sei capace! Gelosa o cosa? Forse! Che diavolo! Aspetta! Wow, fantastico! Non ho mica finito! Oh, wow! Guarda quante paperelle! Che bello! Wow, è incredibile! Piaciuto? Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Oggi è un giorno molto speciale! Come mai? Beh, è il giorno di San Valentino! È una giornata dedicata all'amore e all'affetto! E per mostrarvi il mio amore? Non ci credo! Cioccolata, grazie! Prego! Adoro il cioccolato! E sai cos'altro adoro? I miei pennarelli! Sono fantastici! Ho tutti i colori dell'arcobaleno! E il rosa! Sono perfetti per disegnare! Vedi? Hai ragione! Io non ho niente del genere! Questa penna è tutto ciò che ho! O forse no! Che strazio! Ne ha così tanti! Fatto! Posso aiutarti? posso? Beh, no! Questi sono miei e solo miei! Io non condivido! Per lei! Oh, grazie! Sì? Ecco a te! Hai visto? Non ci credo! Ho solo bisogno di uno! Ehi, giù le mani! Capito? Va bene, d'accordo! Il mio maglione! Guarda! Sei ridotta male! Non è la fine del mondo! Le penne sono più versatili di quanto si possa pensare! Filato rosso in arrivo! Rimettiamo a posto questa parte! Ma non ho ancora finito! Devo mettere tante strisce in fila, poi staccarle tutte. Ora devo solo premere il filato sul foglio. Vedi come aderisce? Figo, eh? Tagliamolo qui. E voilà! Ehi, da questa parte! Professoressa, è per lei! Ma grazie, Mindy! Com'è carino! Sì? Va bene, ecco! Grazie! Figurati! Io ne ho due! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Mindy deve assolutamente leggere! Ecco che arriva! Oh! Le ha chiesto di uscire! Wow! Davvero? Affermativo! Aspetta, vieni qui! Classe? Cosa sta succedendo? Ragazze? Oh! Colpa mia, prof! Si torna a passarci i bigliettini! Sì, lo so! Sul serio? Oh! Ops, ci scusi! Ne ho abbastanza! Cosa c'è di così interessante? Non sembra che state facendo il test. Datemi le vostre penne, signorine! Il divertimento è finito! Ne ho abbastanza! Ma le mie penne! No! Non va affatto bene! Non preoccuparti! Possiamo scambiarci dei messaggini! Aspetta un attimo! Wow! Mi fai vedere o no? Wow, guarda! Va bene, lasciamo perdere. Glielo dirò più tardi. Scusami. Va bene. Non mi arrendo. Centro! Aspetta! Il cestino della spazzatura! Guarda quanta roba! Beh, quasi. Dovrà andare. Hai un messaggio importante da inviare? Non ti serve una penna. Solo questi? Bene, ora vanno messi sulla parte superiore di un post-it e si arrotola. Ta-da!
È ora di fare un tuffo! E anche dall'altro lato! Bene! E per mantenerli umidi ho fatto dei piccoli tappi! Proprio come un vero pennarello! Scrive piuttosto bene, vero? E quando hai un messaggio che proprio non può aspettare... Allora questa soluzione è il top! Preso? Sì! Oh, non ci posso credere! Amy e Nick si sono baciati! Non farti vedere, su, forza! Vedi come ho fatto? Fammi provare! Ecco, usa il giallo! Ok, ora ti rispondo! Sono davvero sbalordita! Si capisce, vero? Wow! Ti sento forte e chiara! Allora, ragazze, chi ha fame? Io! Ecco a te! Devo documentare il tutto! Sì, perfetto! Hai fatto? Possiamo mangiare? Aspetta solo un secondo! E io mangio! Non ancora! Hai tanta fame? Lasciami perdere! Quasi! Non voglio più aspettare! Ehi, non ancora! Ah, sì? Lo vedremo! Ho detto no! Ora è nei guai! Prendila, sì, così! Ci sono quasi! Non credo proprio! Non riesco a muovermi! Ma sono così vicina! Finalmente posso scattare le mie foto! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ah, che giornata! Ora di andare a letto! È già notte? Ora di alzarsi! Cavolo, è difficile! Ah, mi devo concentrare! Ecco, ce l'ho fatta! Meglio cominciare! Quest'opera d'arte non si creerà da sola! Aspetta! Quella borsa sembra familiare! Oh, è identica alla mia! Ehi, come va? Ah? Dove l'hai presa quella? Oh, che imbarazzo! Perché mi copi il look? Devo fare qualcosa! Aspetta, ce l'ho! Posso usare questi! Prendo questo sole e applico della colla. Poca poca così. Ci metto sopra una forma più piccola e ripeto, realizzando vari livelli. Ma c'è di più! Adesso prendo un grande foglio di plastica, ci verso sopra tanti glitter e piego solo un lato per tenere fermo il tutto. Faccio una tasca. Ora posso attaccare i miei soli in cima. Mi servirà una cinghia, questa andrà benissimo. E penso che sia pronta. Guarda qui! È incredibile! Sì, lo so, ed è unica nel suo genere. Oh, la mia è noiosa! Oh, non la voglio più! Come faccio a superarla? Lo so! Taglierò un pezzo di foam blu a forma di luna. Poi prendo delle perline e ce le dispongo sopra. Adoro questo colore! Adesso le fissiamo. Ok, bene. Metto della colla qui sul bordo per attaccare un altro pezzo. Chiudiamo. Non voglio nessun vuoto. E per finire, catenina. È una borsa davvero alla moda. Andrà bene con qualsiasi outfit. Bella, vero? Ed è anche comoda. È proprio quello di cui avevo bisogno. Dovremmo fare una sfilata. Ottima idea, siamo così glamour! Dimmi qualcosa che non so. È ora dell'esame, ragazzi, spero che abbiate studiato. Pronti? Cominciate! Sembra difficile. Aspetta, biologia! Non ci capisco niente. Sarà una strage. Che facciamo? Dobbiamo inventarci qualcosa, altrimenti mi boccerà! Ehi, smettila! No, smettila tu! I miei occhi, c'è troppa luce! Basta, per favore! Eh? Oh, scusami! È che sono così nervosa, insomma! Odio gli esami! Torno subito! Dove vai? Non lasciarmi! Che succede laggiù? Sai cosa, non importa! Mi servirà questo! Guarda! Questo ci aiuterà, risolverà tutti i problemi, sta a vedere. Oh,
buona idea! Ah? Che succede? È buio pesto? Aspetta, credo che stia funzionando! Guarda! Immagino che la lezione sia finita! Ben fatto! Andiamocene! Ottima idea! Ah, che bello! Mi sento molto meglio ora! Fare il bagno è così rilassante! E se mi rifacessi il look? Ho voglia di un nuovo colore di capelli, sarà fantastico! Ed io irriconoscibile! A volte fa bene concedersi una coccola, ne abbiamo bisogno tutti! Dovrebbe bastare! Me la metto in testa! È divertente! Ci metto dentro tutti i capelli e adesso aspetto! Non ripensandoci... Acceleriamo le cose! Userò l'asciugacapelli, non dovrebbe volerci molto! Ah, non funziona! Mi serve più potenza! Un ventilatore, forse? Lo metterò alla velocità più alta. Sì, così. Spero che funzioni. Sono ancora umidi. Ciao, Mindy. Che fai? Stai bene? È una di quelle mattine. Ok, farò finta di niente, allora. Devo lavarmi i denti. Aspetta, lo so. Ah, mi fai male! Ecco che ci vuole. No! Ma togli quel piede! Si può sapere che fai? Wow, che te ne pare? Penso che mi verrà un livido. Sei la migliore. 1001, 1002. Senti come brucia. Non fermarti. I muscoli non aspettano. È un lavoraccio. Sono esausta. Mi serve un pisolino. Eh? Hai finito? No, sto solo facendo riposare le palpebre. È così comodo. Ehi, svegliati, dormigliona! È incredibile. Mi è venuta un'idea. Sarà divertente. Farò soltanto scivolare questo. Ci voleva proprio... Ah, un mostro! Via! Ha funzionato, è morta di paura. Ciao, ciao! Ora posso fare un bel pisolino. Adoro gli unicorni, non ne ho mai abbastanza. Sono così carini. Come vorrei essere un unicorno. Ehi, mi fai ridere. Forza, inizia lo spettacolo. Sto partendo per un viaggio magico. Oh, cavolo, che botta. Ah, ho così stato. Oh, ma dai. Questo spettacolo non sta andando secondo i piani, mi arrendo. Non sarò mai un unicorno. Che succede qui? Guarda che bel posto. Non ci credo. Quel povero unicorno aveva così tanti sogni e speranze. Aspetta, tu sei un unicorno! Non toccarmi. Devi vedere questi vestiti, sono stupendi. Ehi, ma c'è qualcosa che non mi torna. Dov'è lo stile, il glamour? Non va affatto bene. Ti serve un makeover. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Mamma mia, sono i tuoi vestiti. È peggio di quanto pensassi. Cara mia, dov'è il tuo senso estetico? Voglio dire, che roba è questa? Metti davvero questi vestiti? Ehi, attenta! Che stai facendo? Ti do dei consigli da amica. Mi serve una cosa. No, non questo. Come c'è finito qui dentro? Forse potrei usarlo. Infilerò il nastro nell'elastico, dopodiché farò un nodo. Ripeterò il procedimento con altri nastri, usando diversi colori. Continua ad aggiungere nastri, voglio coprire tutto l'elastico, in questo modo. Oh, Jasmine! Caspita, non ci credo, è stupenda! Non ho mai avuto una gonna simile. Grazie! Questo è quello che fanno gli unicorni. Meglio strofinare ancora un po', voglio denti scintillanti. Niente male, eh? Certo non posso dire lo stesso delle mie scarpe, sono davvero messe male. Devo pulirle. Userò questo sapone. No, non ha funzionato, devo provare qualcos'altro. Yuhu, da questa parte. Amica, come va? Oh, non tanto bene, guarda le mie scarpe. Cavolo, sono orrende. Forse però ti posso aiutare. Questo risolverà i tuoi problemi. Divertiti. Schiuma da barba, sul serio. Beh, tanto vale provare. La spruzzerò sulle mie scarpe da ginnastica. Mi servirà molta schiuma. Questa dovrebbe bastare. Ora mi serviranno dei colori. Forse questi. No.
Sicuramente questi. Li verserò sopra la schiuma. Non sembra, ma è tutto sotto controllo. Mescoliamo un po' i colori. Deve sembrare un arcobaleno. Sarà bellissimo, come sono contenta. Così può bastare. Ora c'è la parte divertente. Immergerò le mani nella schiuma. Ha una strana consistenza. Mi sto divertendo tantissimo. Ed è ora di sciacquare le scarpe. Questo è il momento della verità. Caspita, ha funzionato! Le mie favolose sneakers! È incredibile! Così sono molto meglio. Spuntino! Questa sì che è roba buona. Ehi, niente snack in classe! Ah? Come dice? Non è giusto. Che diamine! Ciao, amica! Cos'è questa novità? Cos'è successo all'altro unicorno? Ogni tanto ci scambiamo. Beh, mi sembra giusto. Grazie per il quaderno. Guarda che cosa ho qui. Bello, eh? È il nostro piccolo segreto. Da un'occhiata. Qui mettiamo gli snack. È un unicorno affamato, eh? E ora arriva la parte migliore. Spingerò la sua coda e usciranno delle caramelle. Wow! È una magia degli unicorni. Deliziose. Che succede lì dietro? Oh, fa finta di niente. Non stiamo facendo nulla. Ups. Vi tengo d'occhio, come un falco. Ecco il momento giusto. Proviamo con del cioccolato. Piccolo unicorno, fermo così. Lo riempirò tutto. Rimettiamo la testa al suo posto. Manca ancora una cosa. Del dolce zucchero. Lo verserò in questo stampo, così sarà sufficiente. Caro unicorno, fai la tua magia. Wow, fammi spazio! Devo assolutamente provarla. Ho l'acquolina in bocca. Ecco che arriva. Le mie papille gustative sono in festa, è deliziosa. Sbrigati, spero ti piaccia. Wow, va bene. Ok, sono pronto. Wow, un arcobaleno! Fantastico! Oh, questi colori sono bellissimi. Inizio con questo. Lo uso per dipingere il pennello più grande. Poi passo al blu, al verde, al giallo e infine al celeste. Disegno un intero arcobaleno su questo pennello. È ora di metterlo su carta. Oh sì, funziona. Guarda che colori. Perfetto, ho fatto in fretta. Sì, amo gli arcobaleni. Ah, perché è così difficile farli? Troppi colori. Come hai fatto a finire già? Chissene. Pensa di essere così brava. Un attimo. Ecco il segreto. Dammelo. Ehi, ma che cavolo? È mio. Prendi il tuo. Smettila di rubare il mio pennello. Oh no. Sta volando. Che succede? Sta facendo qualcosa di magico. Wow, è una palla da discoteca. Guarda come brilla. Si balla? Woo! Questi trucchetti arcobaleno sono i migliori. Siamo qui riuniti per unire in matrimonio questi due unicorni oggi. Ti amo. Ah, caspita, com'è emozionante. Se non ci sono obiezioni, scambiatevi gli anelli. L'anello, giusto. Ah, oddio, dov'è? Lo avevo in tasca. Ehi, ho un'emergenza. Non ho l'anello. Che succede? Eh? Oddio, è senza anello. Calmi, pensiamo a qualcosa. Il mio matrimonio è un fiasco. Devo poter fare qualcosa. La mia collana. Dammi un secondo. Ho delle perline e una piastra per capelli. Metto della carta da forno sulla parte calda. Le allineo in un piccolo arcobaleno. E ora schiaccio le perline. Ci siamo. Si sciolgono col calore. Fatto. Sono sciolte e piatte. Le arrotolo ad anello. Sono davvero belle. Le faccio scorrere sulle dita. Ecco fatto. Niente male. Tutte perfette. Sono un genio. Salviamo questo matrimonio. Psst. Ecco. Sì, preso. Wow, un anello arcobaleno. Ok, sono pronto con l'anello. Permettimi di mettertelo. Ti ho detto che non ti avrei deluso. Bene, ora siete marito e moglie. Festa! Questo DJ è un grande. Ah, che bella giornata. Il sole è caldo e luminoso. Sarà una giornata fantastica, me lo sento. Bello, una ciotola di popcorn. Che profumino. Sbrigati. Ah, che tempo da incubo. Una schifezza.
La giornata è rovinata. Che rabbia. Wow, calma. Hai rovesciato i popcorn. Ecco, tieni, prendine un po'. Wow, ok, allora... che posso fare? Idea. Uso le mie abilità di medico per dare un'occhiata. Scherzi. Non sei un dottore? Non puoi fare niente per aiutarmi? Mi sento giù. Oh, hai il cuore triste? Che sfortuna. Devo solo tirarti su il morale. Sii felice. Cosa abbiamo qui? Oh, caramelle. Aspetta. Ho un piano eccellente. Iniziamo con dei chicchi di mais. Sono sufficienti. Ora aggiungo le caramelle. Mettiamo il coperchio e accendiamo il fuoco. Le caramelle si stanno sciogliendo e i chicchi stanno scoppiando. Ok, diamo un'occhiata. Questo è un popcorn sofisticato. Farebbe felice chiunque. Ehi, ho dei popcorn speciali. Eh? Cos'è? Come hai fatto? Che odorino! Beh, dai, fammi assaggiare. Oddio! Wow, wow, wow! È come un arcobaleno in bocca. Il mio cuore già sta meglio. Sapevo che avrebbe funzionato. Sono felice per lei. Oddio, sono in ansia per questa gara di ballo. Ehi, non c'è più tempo. Il prossimo, venga fuori. Ce la puoi fare? So che puoi. Buona fortuna. Ok, sono pronta. È il momento. Evviva, sto ballando. Non mi blocco e non faccio errori. Oh, molto bene. Piuttosto brava. Sì, ce l'ho fatta. Oh, spero gli sia piaciuta. Ok, ottimo lavoro. Sei passata in finale. Sì! Non ci posso credere. Ce l'ho fatta. Un successone, come pensavo. Grazie. Ok, eccomi qui. Vai, vai. Ce la puoi fare. Bene, gli faccio vedere questa mossa. E questa. Sì, gran finale e tada! Wow. Non era un granché per niente. Se ne vada, per favore. È stata eliminata. Oh no. Ehi, non piangere. Sei stata grande. Sì, ma sono una pessima ballerina. No, smettila. Proveremo ancora. Lascia che ti ritocchi un po' il look. Ehi, non male. Gran miglioramento. Ma mi hai appena vestito come te. Hai ragione. Serve un'altra cosa. Facciamo qualcosa per i capelli. Oh, capisco. Ok, procedi. Comincio con questo gesso blu. Ne ho bagnato l'estremità. Ora lo applico sulle punte. Wow, sta venendo benissimo. Incredibile. E chi si immaginava che sarebbe stato così facile? Ok, pronta per un secondo tentativo con il mio nuovo look. Oh, wow, guardala. Balla davvero bene. E che look interessante. Bene, promossa al prossimo turno. Wow, sono felicissima. Grazie mille. Oddio, guarda laggiù. Ecco che arriva. Guarda da questa parte. Ciao. Oh, mi ha malapena guardato. Guarda qui. No? Bene. Beh, ho un'idea. Ehi, vieni qui. Ascolta il piano. Oh, wow. Sì, facciamolo. Ci sto in pieno. Ok, cominciamo. Ci serve questo stampo a forma di cuore. Ora lo riempio con questo rosso. Passiamo al prossimo. Questo rosa chiaro lo mettiamo sul rosso. Quindi aggiungo il giallo. Ora torno al rosa chiaro. Poi aggiungo un po' di blu. Mi piace. Un altro strato chiaro e questo verde smeraldo. Ok, lo stampo è pieno. Ora lasciamolo indurire. Mi serve un piatto per capovolgerci questo. Poi lo tolgo dallo stampo. Guarda che strati. Davvero bello. Ok, ho il cuore. Sono così nervosa. Ma è ora di provare. Devo fare la mia mossa oggi. Ah, sono così nervoso. No, stavolta non scappi. Ehi, ti ho fatto questo. Non ci credo. Mi hai fatto anche tu un cuore. Impossibile. Oh... sono felice che abbia funzionato. Ehi, come va? Wow, guarda i tuoi capelli. Mi piace come li hai sistemati. Che sta facendo laggiù? Ehi, guarda, ho un nuovo skateboard. Ma che... ora guarda lei invece che me. È ora di un po' di magia. Sì, grazie. L'ho decorato... wow,
Oh no, cos'è successo al mio skate? Sì, ha funzionato. Non è più interessato. Oh, è stata lei. È una sfida. Gliela farò pagare. Decoriamo il mio skate ancora meglio di prima. Inizio con il rosso. Ma non sarà l'unico colore. Sì, fantastica, ma mi serve qualcos'altro. Aggiungo un po' di schiuma da barba. Sarà divertente. Ok, perfetto. Ora la vernice spray nera. Copro tutta la tavola con il nero. Ok, ora sciacquo la crema da barba. L'acqua porta via tutto. Ecco, è pulito. La mia tavola è finita. Ehi, guarda il mio skate ora. Non ci credo. Come hai fatto? Ciao ciao. Questo skate è una figata. Mi devi insegnare. Questo caffè era proprio ciò che ci voleva. Bello. Guarda lì. Oh, oh, sto per starnutire. Ah? Oh no, il mio caffè. E soprattutto la maglietta. Oh, non ci voleva. È una macchia gigante. Aspetta. Ho un'idea. Forse è ora di un nuovo stile. Ma che colore scelgo? C'è soltanto una cosa da fare. Mi serve una modella ed eccola qui. Via al lavoro. Un taglio qui ed ecco fatto. Proviamo qualche maglietta. Non male. Bello questo. Anche questo. Non so. Eccolo. Questo è fantastico. Mi sta bene, vero? Adoro i colori. È perfetta. Però meglio evitare il caffè. Oh, che giornata e devo ancora prepararmi. Jasmine arriverà presto. Già va meglio. Adesso un po' di trucco. Un po' di gloss che non delude mai. Troppo carino. Perché ho indossato questi pantaloni? Via. Frughiamo un po' nell'armadio. Questa potrebbe andare. Come sto? Si può fare. Ciao Mindy. Cosa ne pensi del mio outfit? Che roba è? Non ti piace? Pensavo fosse carino. No, tesoro mio, vieni. Hai bisogno di aiuto. Fortuna che sono qui. Kevin, ci serve un po' di privacy. Non guardare. Cosa abbiamo qui? Non c'è molto con cui lavorare. Aspetta, queste potrebbero rivelarsi utili. Sì, sarà fantastico. Inizio tagliando a metà la cravatta. Su, è per un bene superiore. È stato divertente. Ok, va con le altre. Sovrappongo le cravatte e le fisso insieme. Non voglio che si separino. Ora le cucio. Fortunatamente ho la mia macchina. Questo velocizzerà le cose. Farò le cuciture sul lato inferiore così non si vedranno. Meglio andare piano, non voglio mettere il dito lì dentro. Ora aggiungerò una cerniera e una fascia per la vita. Bene, ci siamo. Diamo un'occhiata. Dai, Mindy. Oh, eccoti. Ho davvero occhio per il design. È solo un'altra cosa. Ok, guardati. Wow, accidenti, è perfetta. Questo giubbotto di pelle e la ciliegina sulla torta. Ah, buona idea. Non ci avrei mai pensato. Grazie, Jasmine. Non possiamo fare tardi. Aspetta, devo aggiustarmi i capelli. Sì, brava, andiamo. Che bellissimo giorno per un picnic. Questo sembra un buon posto. Apparecchiamo. Wow, questo posto è davvero speciale. Ben fatto, madre natura. Ok, mangiamo. Mi è venuta una fame. Non vedo l'ora. Abbiamo tutto il necessario. Deve essere tutto buonissimo. Ho un grande appetito. Ah, questa sì che è vita. Oh, guarda qui. Posso avere una patatina? Penso di aver mangiato troppo. Ne è valsa la pena. Sono a pezzi. Devo fare un sonnellino. Guarda, giochiamo. Va bene. Questi fiori sono magnifici. E profumano di buono. Ne sceglierò uno. Ok, sono pronta. Arriva. Dai, non tirare così piano. Impegnati. Ok, come vuoi. Bolide in arrivo. Jasmine. Stai bene? Non riesco a respirare. Ah, scherzo! Cavolo, ci sono cascata!
Che cos'hai sulla maglietta? Ci sono macchie dappertutto. Di che parli? Oh no, che guaio! Aspetta, credo di avere un'idea. Metto dei fiori nel quaderno e lo chiudo. Premo bene. Ok, si sono appiattiti. Dopo prendo del nastro adesivo e ci attacco un fiore. Premo ancora e lo metto sulla maglietta di Jasmine. Ora l'appiattiamo con un cucchiaio e estraiamo più colore possibile. Ci sono anche altre macchie da coprire, ma tanto ho un sacco di fiori e come un colorante naturale. C'è qualcosa che Madre Natura non può fare? Rimuoviamo il nastro, lo tolgo con cura. Caspita, guarda! Ha lasciato l'impronta del fiore! È venuto meglio di quanto immaginassi! Wow, che restyling! È anche meglio della mia vecchia maglietta! Wow. Mindy, puoi diventare la mia nuova stilista, aggiudicato! Guarda, ho fatto lo stesso coi calzini, sono davvero unici! Che ne pensi? Belli! Batti 5! Questo picnic è stato un successo! Non muoverti, devo catturare la tua essenza. Quindi è bello? È un capolavoro? Aspetta, forse no. Puoi spostarti un pochino? Così? Aspetta, forse questo è meglio? No, per niente. L'ho imparata all'Accademia per Modelle. Alzati. Sei fortunata. Abbiamo studiato le sedute nel secondo semestre e mi ci sono specializzata. Lo so, è un dono naturale. Lo pensi tu? Stai scherzando? Sai da quanto ci lavoro? Beh, devi continuare. Rar. Ma che... Questa è quella buona? Oddio, smettila! Questa la chiamo la Gollum, che ne pensi? Avrò gli incubi stanotte, non farlo mai più. Beh, non ne ho altre. Mi arrendo. Forse... Ehi, prendi! Che dovrei farci? Mettitele intorno, fidati. È uno scherzo? Aspetta, non avevo mai visto quel dipinto. Mi sta ispirando. Puoi smetterla di muoverti? Dammi un secondo. Devo provare qualcosa. Ah, leggo insieme le estremità della sciarpa da un lato e dall'altro. Adesso tiro ed ecco la magia. Sembra una rosa. È proprio quello che avevo in mente. Me la leggo intorno al collo e faccio svolazzare i capelli così. A te? Cavolo, è brava! Questa sì che è arte. Finalmente speravo che lo dicessi. Wow, l'accademia allora è servita. Ero la prima della classe. Ok, ho quasi finito. Ah, un pezzo da museo. Ma che cosa sta disegnando Justin? Oh, è più bello del mio. Se lo guardo meglio, forse no, figuriamoci. Torno subito. Devo buttare questi nel cestino. Perché non sono così bravo? Un attimo, posso diventarlo. Mi serve soltanto della pellicola. La poso sul disegno e usando un pennarello ripasso solo i contorni. È facilissimo, sono un genio. Sarà una tecnica dei grandi artisti. Non è copiare, ma trarre ispirazione. Adesso sollevo la pellicola e la sposto su un foglio bianco. Con un mattarello trasferisco l'inchiostro. Ta-da! Stupendo! Guarda, Justin! Wow, è uguale al mio! Bellissimo! Siamo proprio talentuosi, eh? Batti bello! Sì, del resto siamo migliori amici! Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che... Non capisco niente, non ha alcun senso. Oddio, troppe formule! Andatevene! Ah! Sei bocciato, Justin, quanto mi diverto! No! Che cos'è questo chiasso? Au, credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento. Ah, molto meglio! Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti!
Con questi risolverò ogni problema. Addio, brutti voti. Ah, rimuovo il cuscinetto e ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta. Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta. Farò faville stavolta, sì! Ah ah! Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne. Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora! Buona fortuna, ti servirà! Lo dice lei! Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto? Da quando serviva? Da qua? Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio? Oh, solo per me non dovevi. Ancora. Visto che insisti, ecco qui. Che soddisfazione. E adesso fuori di qui. Che crudeltà. Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto. Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela. Anzi, credo di avere una soluzione. Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento. Poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni, Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Ah? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fa il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Mamma, quanto parla! E comunque non ci capisco niente. Memorizzate bene tutto quanto perché farà parte del test. Sento solo bla bla bla. So io che cosa ci vuole, uno spuntino. Seguire mi mette fame. Oh, mie adorate caramelle. Ehi, era il suono della carta di una caramella? Me la voglio gustare. Cosa credi di fare? Non si fa. Conosci le regole, non si mangia in classe. Questa la prendo io. Anzi, questa e le altre. Che vuoi farci? Saranno vere caramelle? Sì, 100% zucchero. Dove eravamo? Ok, non si potrà mangiare, ma allora si potrà bere. Ci vuole proprio. Sarò più attento stavolta. La nascondo qui. Non mi beccherà mai. Ma dov'è? Ah! Ehi, come va? Dammela su. L'ho trovata per caso, giuro. Ultimo avvertimento, Alex. Non mi vedi, devo fare presto.
Oh, scordatelo. Non mi freghi, sequestrata. Ero così vicino. Ti osservo. Che esagerato. E va bene, mi arrendo. E questo? Ho un'idea mitica. Mi tornerà utilissimo. Innanzitutto rimuovo la colla. Poi pulisco per bene il tubetto. Adesso prendo le mie caramelle preferite e le metto tutte insieme, finché non ottengo una grande palla. Ci spingo dentro il tubetto e tolgo parte della caramella. Levo quella in eccesso, che userò più tardi. Ed ecco una caramella stick. Girando la manopola ecco che esce. Funziona alla perfezione. E il bello è che nessuno sospetterà niente. È buonissima. Un attimo, che cos'è questo profumino? Non di nuovo, Altre caramelle? Cosa? Non mi permetterei mai. Sara, ma non ti credo. Fa vedere. Si accomodi, non c'è niente da vedere. Sto solo usando la mia colla stick. Ah sì, eh? Forse stavolta non mente. Non vedo caramelle. Ok, stavolta mi sbagliavo. Capita. Ora, se non le spiace, ho da fare. Che buona. Questa lezione non è così male. Ma che enorme pila di piatti sporchi, accidenti! Sì, meglio che tu ti dia da fare. Io? No, tocca a te. Oh, scusa, mi chiamano, devo rispondere. Chris? Ah, mannaggia a te. Non ho altra scelta, immagino. Detesto lavare i piatti. È perché c'è del ketchup dappertutto. Anche se questo mi ha fatto venire un'idea. Con l'aiuto del mio fidato pennarello rosso, di una penna nera e di gesso bianco. Niente male, vero? Dovrò essere convincente. Mi sono fatta male, guarda! Ma che ti succede? Oh, che brutto taglio! Ok, siediti lì, non ti muovere. I piatti li lavo io, tu prenditi cura di te, ok? Grazie, Chris. Oh, meno male che ci sei tu. Ehi, perché stai sghignazzando? Alleniamoci! Devo impegnarmi al massimo. Sono troppo forte. Sembra quasi di guardare un film noioso. E adesso c'è la scena peggiore. La Nutella mi aiuterà a cancellare questo trauma. Mi è venuta un'ideona. La colla gli farà abbassare quella cresta. Basterà rimettere a posto questo. Oh, Chris, scusami, mi aiuti? Non ci riesco. Meno male che ho questi muscoli, certo. Che cosa faresti senza di me? Qua ci vuole proprio la mia super forza. Avanti, Chris, so che puoi farcela. Possibile che non si apra! Oh, niente da fare, non ci riesco. Va bene, lo scherzo è durato troppo. Certo, troppo poco. Forse dovrei riprovarci, aspetta. Tu? Ma se non ce la faccio io, come pensi di farcela tu? Con quelle manine e quei muscoletti? Ma cosa? Com'è possibile? Con quei muscoletti? Devo allenarmi. Ci è cascato in pieno. Ti tengo d'occhio, sai? Non bere il mio succo. Oh, che paura. Anche se mi piacciono le sfide. E mi va proprio del succo. Che delizia. Non se n'è neanche accorto. Ah, dov'è il mio succo? È sparito! Fino all'ultima goccia! So che l'hai bevuto tutto tu! Questa volta hai esagerato. Devo darle una bella lezione. Ecco qui, calza a pennello. Oh no! La mano si è incastrata! Oddio! E adesso che facciamo? Non ti muovere! La tiro fuori, aspetta! Oh, fermati, ho un'idea! Mettiamo dell'olio d'oliva. Oh, cavolo, no, è ancora incastrata!
Aspetta un attimo, hai tolto la mano! Ah, ci sei cascata, te l'ho proprio fatta! Devo fare il pieno di patatine! Sto quasi per superare il livello! Ehi, Chris! No, metti via quella testaccia! Perché non te ne stai un po' più in là? Chris? Volevo farti vedere il vestito nuovo! Andiamo a ballare, dai! No, devo passare questo livello! Ma ho già preso i biglietti! Dai, ci divertiamo! No! Oh no! Le patatine sono finite! Devo prenderne altre! Incredibile, non c'è verso di smuoverlo! Gli importa soltanto di quello stupido gioco! Ma adesso gli do io una lezione! Sostituisco il cuscino con questa bacinella piena d'acqua! E adesso lo aspetto! Eccolo che arriva! Sì! Hai i pantaloni fradici! Ma che cavolo hai fatto qui? Sono tutto fradicio! Oh, adesso devo cambiarmi! Adoro mettere i vestiti a posto! Non voglio mica vederli tutti sgualciti! Ecco fatto! Perfezione assoluta! Neanche un peluccio! Adesso sono a posto! Piano, piano! Eccoti a casa, tesoro, al tuo posto! Niente mi fa più felice dei vestiti! Però... che sonnellino! Ehi, c'è un sacco di biancheria in giro! Ma non mi va di rimettere tutto a posto! Ehi! Ho avuto una grande idea! Qui da me i vestiti! Eccoli qui, belli appallottolati! Guarda che roba! Una sfera quasi perfetta, sì! E adesso un bel tiro da tre punti! Rimbalza! Rimbalza! Dritta nell'armadio! Sì, centro perfetto! Ah, come mi sento bene dopo quel sonnellino! Adesso mi alzo e comincio la mia giornata! Oh, che nottata! Devo essermi addormentato mentre giocavo! Oh, che alito orrendo! Boom! Mi sembro un fantasma! Ok, prendiamoci cura degli occhi! Perfetto! Ho la pelle liscia e tonica adesso! Oh, che stanchezza! Ma devo fare qualcosa per quell'alito! Questo aiuta di sicuro! Chi ha bisogno dello spazzolino? E vai! Molto meglio! Questo nuovo gel doccia è fantastico! Anche la lozione e la crema! E la protezione solare! Ah, un prodotto 10 in 1! Fantastico! Dovrei fare più video per TikTok! Da dove è spuntato questo brufolo? Un po' di cipria e sono pronta! Adesso devo scegliere che cosa indossare! Allora... no, questo no! Diamo un'annusata! Sì, non male! Pronto per andare? Non vedo l'ora di tornare in pista! Ma non posso indossarlo adesso! Possibile che non abbia niente! Ah, si sta così bene fuori! Finalmente! Cosa? È già buio! No! Tanto vale tornarmene subito a casa! Accidenti! Servono tante perline per questa creazione! So già che ti piacerà un sacco! Prendo la pistola per colla, verso la colla sulle perline. Mi assicuro che tutta la forma sia ricoperta, nessuno vuole un cuore spezzato! E quest'anello è stupendo! Sì, è proprio bello! Ma io ho una penna 3D! Disegno il contorno di un fiore. Ora posso riempirlo, iniziando dai petali. Per adesso lascio vuota la parte centrale e cambio colore. Uso il giallo per il centro del fiore. Imprimo l'anello sul fiore e voilà! Wow, il solo guardarlo mi rende felice! Tutti amano i fiori! Guarda, bambolina! Wow!
Guarda quella collana, è splendida! Aspetta, quanto costa? $900! È uno scherzo, vero? Oh, la mia testa, piovono riviste! Non riuscirò mai a permettermela, non è giusto! Che posso comprare con $10? È ora di toglierti dai guai! Spero che il costume funzioni! Chi sei? Non è importante! Per caso questa è tua? Sì, guarda questa collana, su di me sarebbe favolosa, ma è troppo costosa. Aspetta, ti devo far vedere una cosa. Wow, davvero non ho parole, hai un sacco di plastilina. E cioè la porti tutto il giorno in giro con te? Perché è una cosa un po' strana. Non giudicarmi, cerco solo di aiutare. Ok. Potremmo usarla per creare la collana. Oh, mi piacerebbe. Voglio questo qui. Il blu è il mio preferito. Troppo gentile, ma ha un prezzo. Spero che questo basti. Se paghi in contanti, meglio. Controllo che non sia falsa. Devo mettermi al lavoro. Formo un disco con la plastilina. Ho ricavato il tubo dalla metà di una siringa. Lo uso per rimuovere due cerchietti dal disco. Sembra che vada bene. Arrotolo due pezzi di argilla bianca e li colloco nei buchi. Adesso uso un goniometro per tagliare il disco a metà. E ora mi serve un bicchiere. Rimuovo una sezione dalla plastilina, la metto da parte e appiccico la plastilina nera. Poi attacco anche l'altro pezzo, lo modello per farlo sembrare una bocca, lo arrotolo piano per eliminare la giuntura, così dovrebbe andare. Lo taglio con un righello di metallo, verranno dei dischi sottili, ma devo fare attenzione a non schiacciarli. Credo che possa bastare. Mi ricorda proprio qualcuno. Ora la trasformo in una collana. Ho preso un gancetto, lo inserisco nella plastilina, aggiungo altri dischetti fino a ottenere una collana di blu. Ho aggiunto una catenella a ogni estremità, guarda qui, come ti sembra? Wow! È stupenda! Il mio lavoro è concluso. Ciao, misterioso sconosciuto! Che persona gentile! Hai bisogno di gioielli, bambolina. Tranquilla, ci penso io. Ho un po' di plastilina avanzata. Wow, che chic, siamo abbinate! Su, andiamo a sfoggiare i nostri nuovi gioielli. Attenti ragazzi, voglio che rispondiate a questa domanda, è bella tosta. Lo è davvero. Avrei dovuto studiare di più. Non ne so niente di niente. No, te lo puoi scordare, ehi! Lasciami in pace. Oh no, la mia penna! Ehi Mickey, hai una penna in più? La mia è tutta mangiucchiata. Oh, aspetta. Ecco qui. Ok, al lavoro. So che avrò un brutto voto. Oh, è uno scherzo, vero? Cos'è stato? La mia penna! Strega! Come va? Puoi prestarmi una penna? Farei di tutto per te, Ashley. Due di fila? Perché continua a succedermi? Non ci credo. Sono più forte di quanto pensassi. Il tempo sta per scadere. Devo sbrigarmi. Queste non posso usarle più. Qualcuno può aiutarmi? Non ci pensare neanche. Aspetta, perché mi guardi così? Trovati un altro idiota. Non hanno tutti i torti. Mi scusi, avrebbe una penna? Nessun problema, Ashley, prendi pure questa. No, si fermi! Stop. Via le penne! Mi sono persa qualcosa? Va bene, sai, credo di aver perso tutte le penne. Ma prima l'aveva in mano. Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Ok, mi accontenterò di questa. Oh, è tutto inutile. Non riesco più a guardarla. So cosa fare. Uso il serbatoio d'inchiostro della penna. Le farò una penna indistruttibile. Ho uno stampo per penna. Ci metto il serbatoio con l'inchiostro e lo decoro. Metto dei petali di fiori nello stampo. Verrà qualcosa di splendido. Ho qui una boccetta di glitter. La verso sulla resina epossidica e poi do una mescolata. Voglio assicurarmi che sia omogeneo. Sembra che vada bene. Verso la resina epossidica nello stampo e passo a ricoprire i fiori. Voglio riempirlo fino in fondo. Aspetto che si solidifichi e adesso posso rimuoverla dallo stampo. È venuta via subito. Wow, che bella! Meglio darla ad Ashley. Wow, è per me questa! Non vedo l'ora di provarla. Guarda quell'azione. Andiamo, Ashley, non scherzare! Ehi, è ancora tutta intera, è una penna straordinaria. Controllerò di nuovo. Eh sì, è a prova di Ashley. Che montagne russe emotive, brava! Grazie, voto massimo per tutti. È il gran giorno!
posso scatenarmi e divertirmi un botto. Che cosa mi metto? Vediamo, questo sembra carino, sì. Ottima scelta, meglio che mi prepari. Wow, come sto bene. Ma qui manca qualcosa. Voglio farmi notare. Ho in mente l'accessorio perfetto. Proprio quello che volevo. Come sono emozionata. Wow, che bella. Con questo il mio outfit farà scintille, garantito. Voglio vedere come mi sta. Oddio, sono stupenda. Ora sono pronta. Aspetta. Oh, la tiara di Ashley era patetica. Mi sarei dispiaciuta per lei se non avessi riso così tanto. Non voglio più indossare questa roba. Non prendiamoci in giro, non sono una da feste. Penso che andrò a rannicchiarmi sul divano e a commiserarmi. Non uscirò mai più di casa. Che succede? Wow, vedo che sto perfezionando gli atterraggi. Oh, qualcosa non va, Ashley? Tutto ok? Non mi succedono mai cose belle. Ah! Che succede? Chi sei? E come hai fatto a entrare qui? Sono la tua fata madrina? Quale sarebbe il problema? Non è evidente. Volevo solo farmi bella per la festa. Tutto qui? Andrai al ballo o volevo dire alla festa? Non conciata così, fa qualcosa. Scusa, è la nuova bacchetta, mi ci devo abituare. Non farlo più. E adesso? Tutto ok, dammi solo un momento. Magari se noi... Aspetta. È una bacchetta dall'aria strana, ma credo di saperla usare. Facciamo un makeover a questa tiara. Uso la penna 3D per ricalcare la tiara, la passo intorno alle gemme. Voglio creare una struttura. Amo questo colore. Ora lo cambio. Quindi riempio le pietre preziose, proseguendo fino ai bordi. Non posso dimenticare le gemme più piccole. Ora posso rimuoverla con cura. Saluta la tua tiara rimessa a nuovo, lo so. È fantastica e sono fantastica, ecco qui. Oddio, mi sto emozionando. È la misura perfetta. Aspetta, che succede? Questa parte ti piacerà. Wow, è incredibile! Gli occhiali non vanno bene col vestito. Wow, guardami! Sono bellissima! Grazie mille! Ah? Dov'è finita? Non ho potuto dirti quanto questo significhi per me, ma ti ringrazio. Ora facciamo festa! Lala, ciao, benvenuti nella mia cucina! Sei una sirena fantastica, bambolina! Cos'è questo profumo? Mamma ha fatto i cupcake! Oh, come sono belli! Giù le mani! Abbiamo un problema tecnico. Ne voglio uno. Te lo scordi. Ah, sei cattiva. Crede di essere tanto brava. Finisco la tua coda. Dov'ero rimasta? Ah, la crema, sì. Diceva, signora cane? Me lo ripeta. Oh, mi sembra ottimo. E ora una deliziosa ricetta a base di pomodoro. Aspetta, non farlo, Ashley. Come va? Lei è il mio cane, ama le passeggiate sulla spiaggia. Ashley? Oh, ciao mamma! Fuori di qui! Scusa, volevo diventare virale! Metto i miei cupcake qui sopra! È la nostra opportunità, sarà il delitto perfetto! Mamma non sospetta niente! Ehi, senti, sono una star dei social! Mettiamoci a cucinare, prendo questa ciotola! Ma dov'è finita? Oh, sarà qui da qualche parte! Dovevo immaginarlo! È così buono. Vedete con che cosa ho a che fare? Ehi, ridammela. Tu vieni con me. Ridammi la ciotola. Non so di che stai parlando. Hai della glassa sul naso. Oh, come ha fatto ad arrivarci? Sarà uno dei piccoli misteri della vita. Fine dello show, va tutto a rotoli. Magari posso sistemare. Dammi un momento. Mi dispiace molto, volevo solo intrattenervi. Sono una buona nulla. Mamma, guarda un po'. Ti piace la sensazione? Oh, questo punto qui. Aspetta, fa un po' vedere. Ashley, che cosa hai fatto? Questa è la mia frusta! Cercavo solo di aiutarti. Oh, aspetta, fammi pensare. Ci sono! Cosa dovrei farci con questa? Aspetta, ci sono! Vi piacerà moltissimo. Prendo la plastica arrotolata, taglio le estremità, poi le avvolgo una attorno all'altra. E ora mi serve la penna 3D. La uso per fondere i pezzi insieme.
Poi costruisco la frusta. Voglio creare un manico. Ho una frusta piccola e pratica. Non è meravigliosa? Sarà disponibile sul mio shop online. Hai uno shop? Comunque ecco la tua ciotola. Lei è la mia assistente. La frusta fa il suo dovere. Come si spegne questa roba? Fio, che giornata, devo rilassarmi adesso. Ah, è stato faticoso. Oh sì, che bella sensazione, mi ci voleva proprio. Wow, che bel motivo! E se ci poggio sopra un foglio di plastica? L'antistress perfetto! Adesso sembra un'opera d'arte moderna, wow! Proviamo usando qualcosa di diverso come un lavavetri. Questo me lo appendo in salotto. Possiamo fare un motivo ondulato, bellissimo. Oppure si può partire da dei puntini di vernice e passarci sopra un foglio di plastica. Voilà, le possibilità sono infinite. E ogni dipinto sarà un pezzo unico. Potrei aprire una galleria, sai quanti soldi farei? Che noia. Scherzi, è l'ora dello spuntino. Rendiamo le cose più interessanti ed eccolo che arriva! Preso? Lo so, sono brava. Pensi di poter fare di meglio? Certo, e ad occhi chiusi per giunta. Guarda e ammira, rimarrai senza parole. Ah, ho dritto nell'occhio! Che stavi dicendo? Ritenta, sarai più fortunato. Oggi dovrete dipingere l'arcobaleno e fareste meglio ad impegnarvi. Adoro gli arcobaleni! Io per niente. Adesso non ridi più, eh? Non vedo l'ora di cominciare, gli arcobaleni hanno un che di magico. Che fai? Sfigato. Annie, si può sapere che cosa aspetti? Mettiti sotto. Se proprio devo, ma niente colori. Vediamo di fare presto. Vuoi un arcobaleno? Ecco l'arcobaleno. Sarà il più bello di sempre. Tada, finito! Ho cercato di catturare l'essenza. Le piace? Non sapevo avessimo Van Gogh in classe. Annie, tu a che punto sei? Ecco qui. Non si emozioni troppo, mi raccomando. Ma l'hai visto un arcobaleno? Questa lezione è una perdita di tempo. Ecco che cosa penso degli arcobaleni. Aspetta, da qui. Ordino i pennarelli in base ai colori dell'arcobaleno. Poi prendo la pistola per colla e li incollo insieme. Attendo che si asciughi tutto e poi... è ora di disegnare. Li passo su un foglio bianco e... vado a creare un arco. Wow, viene bene! I colori si mischiano alla perfezione. Disegnare così è un gioco da ragazzi. Bene, ma non è finita. Con un pennarello nero ne ho disegnato un altro. Su una cartellina trasparente, voilà, bianco e nero e a colori. Figo, vero? Ora c'è e adesso no. Oh, rieccolo! Eh? Che razza di stregoneria è questa? Fantastico, missione compiuta! Ma quella che hai lì sotto è una maglia colorata! Non ti piaceva solo il nero? Cosa? No, non è vero! Non dirlo a nessuno, altrimenti... Il tuo segreto è al sicuro! Bene, ho quasi finito con i compiti, ho creato proprio un'opera d'arte! Davvero? Fa vedere! No, non si interrompe un artista mentre lavora! Ecco qui, finito e bellissimo! Che ne pensi? Ah, è proprio un bel... Che cos'è? Una patata? Fammi vedere meglio! Ah, ho capito! È una papera! Cosa? No! Giusto, fammelo rivedere un po'. Più da vicino, ecco così... Oh, ma certo! È un limone, vero? No, ma che limone! Temevo lo avresti detto! Cavolo, è difficile! Che mi sfugge! Fai sul serio? Ci sono, ovviamente, una banana! Senti, lascia perdere! Scusa, tesoro, dimmelo tu che cos'è! Ma è Pikachu! Ma dove? La vedo male! Chissà che bel voto avrò preso! Cosa, un 4? Che ingiustizia! Ne rimarrebbe devastata! Devo fare qualcosa! Pikachu, mettiti un attimo qui! Questa matita ha bisogno di una temperata. Tra l'altro devo ricordarmi di comprare un temperino, ah, molto meglio. Prendo un'altra matita e poi le unisco usando un elastico. Faccio lo stesso all'estremità opposta. Adesso vado a ricalcare l'immagine seguendo i bordi. La matita in basso andrà a replicarla sul foglio bianco. Decisamente più semplice di un disegno a mano libera. Beh, mi sembra buono, vero? Questo non mi serve più.
Aggiungiamo un po' di colore e che ne pensi, Ava? È perfetto! Grazie, mamma! Meglio che mi prepari adesso, non voglio arrivare tardi a scuola. Buona giornata, tesoro! Vai a prendere un bel 10! Oh no! Aspetta, Ava! Che fame, ho bisogno di uno snack! Bene, la prof è distratta. È il mio momento. Tengo sempre delle scorte qua sotto all'occorrenza. Eccole qui. Devo fare in fretta. Sai come si arrabbia se mi becca? Ehi, sono caramelle quelle? No, no, ma che dice? Non ha visto niente. Ma, ehi, non ti azzardare. Non può più fermarmi. Davvero disgustoso, Ava. Mamma, che vergogna. Ma ne è valsa la pena. Farò finta di non aver visto niente. Cavolo, ancora fame. Per fortuna ho anche queste. Così dovrebbe passarmi, devo nasconderle bene. Qui andrà più che bene. Devo solo far finta di niente. Che buone, ci voleva proprio. Apri grande. Oh, che gentile. Aspetta. Ma da quando ho una terza mano? Ciao, Ava, hai dimenticato che queste sono vietate? No, no, affatto. Ma le ciambelle non sono vietate, giusto? Che succede lì? Oh, oh, devo stare attenta. Ti osservo, sai? Sono troppo intelligente per lei. Ah, beccata! Ah, che prurito, accidenti! Qualcosa non mi quadra, la ragazza è furba. Devo passare a qualcosa di più drastico. Sapevo che mi saresti tornato utile. Ora rifacciamoti un po' il look. Così, continua a restare girata. Ecco che cosa cercavo. Me la sono proprio meritata, mai vista una ciambella più invitante. Ah, glassa rosa, zuccherini. È un'opera d'arte. Non si mangia in classe. Quante volte devo dirtelo? No! Ma dove sono i suoi capelli? Dammela subito. Ma dai, non è giusto. Non se la mangi, eh? Molla la presa, Ava. Se solo ti applicassi così nello studio. È l'ultimo avvertimento. Ora devo correggere questi compiti. Va bene. Aspetta, mi è venuta un'idea. Inizio disegnando due cerchi. Poi li unisco, prima sotto e poi anche sopra. Poi creo un motivo ondulato andando da un lato all'altro. E di nuovo anche in alto. Dopo averlo abbozzato a matita ci ripasso con la penna. Così si vedrà per bene. Sto solo seguendo le linee a matita, così non farò errori. Non posso certo sbagliare, sembra proprio una ciambella. Cancello le linee a matita e comincio a colorare. Per adesso coloro soltanto la sezione nella linea ondulata, ovvero la glassa. Che acquolina! Adesso passo al resto della ciambella, uso un arancione scuro per colorarla. E ora per gli zuccherini uso il bianchetto, basta fare dei trattini sulla glassa. Poi creo delle ombreggiature con linee già presenti e faccio lo stesso con gli zuccherini. Sembra molto più realistica. A posto, passiamo alla fase 2. Lo volete vedere un trucchetto di magia? Vieni da me, ciambelline, lasciamo quest'altra nella scatola. Ehi, chi va là? Mi sembrava di aver sentito qualcosa. Qualcosa non va, sto leggendo, non vede? Ok, ma sappi che ti tengo d'occhio. Chi l'avrebbe mai detto che i libri sono utili? Perfetti per nascondersi. Coraggio, andate alla prossima lezione. Finalmente sola, non vedevo l'ora di gustarmela. Ma che... cos'è questa? Non è la mia ciambella! Me l'ha fatta di nuovo Ava! Selfie! Ah, che bella! Spero di aver fatto in tempo, accidenti! A proposito di belli, guarda, c'è Kevin! Oddio, come sto! Ehi, Kevin, di qui? Eccoti, speravo proprio di vederti! Ah, è così carino! Saremmo proprio belli insieme e lo sarebbero anche i nostri figli! Chissà come potremmo chiamarli. Ehi, ma che significa? No, non è come credi. Certo, come no, devo andare. E niente, di nuovo solo. Ava, guarda che forte, fa troppo ridere. Per niente. Ehi, ma che modi. Ava, eccoti qui, ti ho preso un gelato. Non lo voglio. Ma come? È il tuo preferito. No, va via. Dai, si scioglie. Riproviamo. Senti, io e Kevin non...
Oh, se n'è andata. Aspetta, forse posso usare questo. Per prima cosa taglio un cerchio da un foglio di carta, poi ci disegno sopra una faccina, tipo quella che ride fino alle lacrime, un grande classico. Adesso prendo un cerchio giallo e uno rosa e li metto sopra l'emoji. Su questo disegno l'emoji con gli occhi a cuore. Guardate che carina! Aggiungo altri due cerchi e disegno un'altra emoji. In questo caso una faccina triste. Coraggio, tirati su! Ci attacco sopra un cerchietto rosa e infine incollo lo stecco del gelato sul retro. Perché non posso essere felice? Ava, guarda un po' qui! Che altro vuoi? Questa sei tu adesso, dobbiamo levarti quel broncio dalla faccia. Divertente! Questa sono io, ti voglio bene, sei la mia migliore amica. Sei sempre così sdolcinata. Sì, lo so, però era divertente, ammettilo. Un pochino. Ava, mi dispiace, non volevo ferirti. Ehi, ma guarda un po' lì. Che forte, sei proprio divertente, Kevin. Ah, mi sbagliavo su di lui. Quindi l'hai fatto tu questo? Ho preso il voto più alto! Non ci credo, sono così contenta! Beata te! Magari lo avessi io quel voto! Oh, no, 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 no! Niente panico, so io come aiutarti! Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia! E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto! Ed ecco qui! Addio, brutto voto! Tadan! Visto? Ha funzionato! Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti! Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro! Sì, hai ragione tu! Su, diamoci da fare! Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore! Cioè io, con un'intera tavolozza di colori! Scommetto che sta crepando di invidia! Anch'io ho dei colori bellissimi! Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo, non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto, poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene. Ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto, mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, ci è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito.
Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, hey, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti. E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso. Ehi, complimenti, fatelo dire. È stato facilissimo. Basta questo. Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella. Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno, sono da solo. Oh, ave, così bella e dolce. Ci siamo, forza e coraggio adesso. Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei. Oh no, sta arrivando, devo far presto. Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui. Eccola, adesso guarderà nell'armadietto. Appena posa il telefono. Oh no, non può essere, quello è Jake. Ciao, Ava, ho preso questi dolci per te. Per me, wow, sembrano buonissimi. Assaggio prima questa fragolina. Che buona, ne vuoi anche tu? No, non è giusto. Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento. Adorerà questi tulipani, lo so. Ciao, Ava. Eh? Chi è? Oh, ciao, posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente. Ok, va bene. Come profumano queste rose? Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere. Tocca a me. Tieni, puoi usare il mio quaderno. Tieni, usa pure il mio. So che ti piace il viola. Ah, Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre e sono tutti per te. Ah, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno. Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass di pagliette colorate, sì. Le ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto, divertente e coloratissimo. Che bravo, è veramente bellissimo. E ho anche questi. Colorerò questo cuoricino col gesso. Ah, che fame! Sì, pizza! Niente, è meglio della pizza. Oh, mi è caduta sulla maglietta. Sono tutta sporca adesso. Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia. La mia maglia preferita. Oh, perbacco. Ok, non ti preoccupare. Dai, forza, deve esserci qualche rimedio. Ci sono, il gesso. Ma certo, funzionerà. Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco, su tutta quanta la macchia. Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza. Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più. Papà, a volte fa la differenza. Ah, proprio non ci riesco, è così difficile. Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo. Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Ah, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo.
Ecco la moltiplicazione risolta. Prego. Grazie, sei davvero adorabile. Adesso sì che posso fare il compito. Adoro scrivere i temi e sono bravissimo. Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione. Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no, voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh no, ho consumato la punta della matita. No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa... Ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema. Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore. Grazie. Sì, io guardo i social intanto. Uffa, che fame che ho! Ma non c'è tanto che possa farci. Tranne le Mentos! Oh, devo aver avuto un'allucinazione. La prof ha le patatine sulla cattedra. Ah no, ok, è solo il suo portamatite. Oh, pollo fritto! Oh no, ma che mi prende? Vedo cibo dappertutto. E guarda qui, un biscotto gigante. Non me lo faccio scappare. Arr! Che stai facendo? Perché mi mordi? Scusami. Finalmente la pausa pranzo, che fame! Già, eccoti servita. Tutto qui, questo è il pranzo. Sì, dai su, togliti di mezzo. È permesso, scusa, sono in ritardo per il pranzo. E quindi pensi di saltare la fila? Che maniere. Beh, non è un mio problema. Ah, ora sì che tocca a me. Il pranzo, grazie. Non così in fretta, c'ero prima io. Ehi, ti dai una mossa? Non ho tutto il giorno. Ma come? Arriva e salta la fila come niente fosse! Ok, stavolta tocca a me. Il mio piatto. Tip tap. Prendo questo, grazie. E anche uno di questi tramezzini, magari. E quella chi era? Non l'ho mai vista lavorare qui. La zuppa è finita. Scherzi! Adesso che mangio? Solo questo? Oh, che fame che ho adesso. Ragazzi, è la nostra occasione. È la ragazza più popolare della scuola. Se apprezzerà il nostro aiuto, diventeremo popolari anche noi. Ciao, vuoi un po' della mia cioccolata? Cioccolata? Che noia. Forse qualcosa di più sano? Ho del succo di frutta e una mela. No, niente frutta. Un bel hamburger con patatine e Fanta? Stai scherzando? Non sai che sto attenta alla linea? Ok, adesso tocca a me, la mia unica chance. Non traditemi adesso, latte e biscotti. Ti prego, prendili. Un biscottino, in effetti, perché no? Ma davvero? Ha scelto latte e biscotti? Grazie, era molto buono. Sì, le è piaciuto il biscotto! Adesso mi sento molto meglio. È incredibile, ha scelto proprio me! Vuol dire che sono la migliore? È il giorno più bello della mia vita! Terrò questo biscotto come ricordo. Mai stata tanto felice prima d'ora? Ah, che delizia! Finalmente non vedevo l'ora della pausa pranzo. Ed ecco qui il mio pranzo. Il momento che aspettavo da tutta la mattina. Oh, uffa, ho tutte le dita sporche di maionese. Accidenti, sei un disastro. Tieni un tovagliolo. Grazie. Ecco qui, mani pulite adesso. Posso concentrarmi sul pranzo. Un bel hamburger.
Wow, l'hamburger proprio non fa per lei. Ups. Guarda che stai combinando. Tieni, altri tovaglioli. Grazie. Ora torna da me, pomodorino. Oh, guardarla mi fa passare l'appetito. Con lei non bastano tutti i tovaglioli del mondo. Almeno il mio delizioso succo di frutta. Coca, che bontà! Oh no, me la sono versata addosso! Scusa, non è che hai altre salviette? Prendo solo questa. Oh, te ne è rimasta solo una. Però forse ho avuto un'idea. Che c'è? Che stai facendo? Ora non mi sporcherò più con il cibo. Sai di che ha bisogno il mio hamburger? Di più ketchup? Sul serio, non pensi ce ne sia già abbastanza? Oh, ma che combini? Oh, guarda che disastro ho fatto. Lo tenevo dal verso sbagliato. Ops. Beh, meno male che avevo questi occhiali. Io proprio non ti capisco. Beh, almeno il ketchup era buono. Oh, guarda quanto è lunga la fila. Oh, mi sta facendo segno, tocca a me. Permesso, fatemi passare, permesso. Ma che pensa, che adesso si può saltare così la fila? Oh, chi si vede, sei sparita tutta la settimana, come va? Mi sa che la gente comincia a spazientirsi. Ecco qui il menù. Allora, che ti va di ordinare? Ma il menù speciale! Che roba! Scusate, devo prendere 15 minuti di pausa. Sta scherzando! E a noi chi ci serve? Grazie, sembra tutto buonissimo! Non ci credo, guardate lì! Quanto mi dispiace! Ma vi sembra giusto, è incredibile! Finalmente pranzo! Ecco qui la mia insalatina e tutto il resto. Oh, ma guarda quei minuscoli contenitori, la forchettina! Hai visto? Mangiare sano è importante, sai? Prima però devo pesare le porzioni. Devo essere sicura di non sgarrare con la dieta, sì. Cominciamo con questa carota. Forza, bilancia, presto! Ok, tutto giusto. Che buona, dolce e croccante! Ma è così piccola! Oh no, è andata tutta sui fianchi! Che stai facendo? Niente, solo un po' di esercizio! Devo bruciare all'istante quelle calorie! Wow, sei giusto un po' ossessionata o sbaglio? Ehi, è la Punchinball, da dove l'hai tirata fuori? Che domande, l'ho portata da casa! Ok, ci voleva un bel allenamento. Naturalmente adesso devo idratarmi. Un bel sorso d'acqua. Compiti finiti, posso pranzare anch'io. Oh mio Dio, guarda cosa stai per mangiare! Vediamo, vediamo da dove inizio. Pollo fritto, hamburger, coca... Posso cominciare dal pollo, direi. Sì. Fermati! Che stai facendo? Quella robaccia è malsana, tutto cibo spazzatura, non mangiarlo! Ma e che cosa mangio per pranzo, allora? Queste carote? Ti fanno benissimo! E sono buonissime! Dai, mangiamo insieme! Certo che il pollo fritto era molto più buono, però. Sono buone, eh? Carote, urrà, così tante. Oh, ne è rimasta soltanto una. Ma le hai mangiate tutte? Ah, sei diventata una carota! Ne ho mangiate così tante. Ups. Come faccio ad aprire questo barattolo? Dai, su, basta girarlo un po', no? Niente da fare, mi serve aiuto. Mamma!
Sì, cara, che cosa c'è? Oh, da qui. Ecco fatto, serviti pure, cara. Ma come hai fatto ad aprirlo così facilmente? E dai, apriti, Coca-Cola! Ma perché non riesco ad aprirla? Ehi, da qua, la apro io. Guarda che roba! Ah, questa non te l'aspettavi, eh? Ma come ci sei riuscito? Devo rimettere i libri nell'armadietto. Di nuovo! Possibile che non riesca ad aprire niente! Devo aprirla assolutamente! Muoio di sete! Serve una mano? Ecco fatto! Grazie! Però, possibile che non ci riesca da sola! Oh, guarda quel bimbetto, non riesce ad aprirla! Dici a me? Oh, no no no! Allontanala! Non posso aiutarti! Devo nascondermi! Oh, ma certo! Wendy, torna qui! Conosci le regole, gli snack sono vietati! Lei è qui, lo so. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Forse puoi nasconderti, ma non finisce qui. Se n'è andata? Mi meriterei un 10 per la furbizia. Interessante, capisco. È così sveglio, è carino. Ehi, questo è per te. Magari puoi chiamarmi. Cosa? Sei seria? Penso che declinerò. Cosa? Oh, qualcosa non va? Lei si crede così speciale con il suo make-up. Non è giusto. Non ci si dovrebbe truccare. Penso di avere tutto il materiale per gli studenti. Sarà una lezione impegnativa. Attenta! Guarda dove vai! Guarda che cosa hai combinato! È stato un incidente, mi scusi! Oh, i giovani d'oggi! Oh? Cos'è quello? Non è mio. Ma adesso lo è. Qui per i dolci e la limonata. Ciao, che desideri? Potrei avere un dolcetto? Certo, cara, ma non è gratis. E certo, si capisce. Aspetta. I soldi devono essermi caduti. Oh, la giornata va sempre peggio. Niente soldi, niente dolci. Scusa, va via. Perché mi capitano sempre queste cose? Ho bisogno di rilassarmi. Che stai facendo? Spero che dopo riordinerai tutto. Mamma si arrabbierà se la stanza è in disordine. Aspetta, credo di avere un'idea. Sì, penso proprio che funzionerà. Dovrò prendere in prestito questi. Ritaglio un'impronta dalla gomma piuma alternando i colori. E impilo le impronte dei piedi. Incollo gli strati uno sull'altro. Mi serve la pistola per colla. Applico la colla sullo strato superiore e lo copro completamente. Aspetto che la colla si solidifichi e faccio un taglio sul lato degli strati. L'ho svuotato e ci ho attaccato una scatoletta. Sarà la custodia perfetta per i miei soldi. Significa che non li perderò mai più. Oh, sei tornata. Spero che stavolta tu abbia i soldi. Tranquilla, sto bene. Ora li prendo. Oh, il verde è il mio colore preferito. Ecco il tuo dolcetto. Le regole non bastano mai. A questi ragazzi serve disciplina, soprattutto a Mindy. Salve! No, non avvicinarti. Mi agito quando sei nei paraggi. Ho qualcosa per lei. È un modo per dire che mi dispiace. Spero che i dolcetti le piacciano, ecco qui. Davvero? Per me? Forse ti avevo sottovalutata. Allora più tardi usciamo, ti va? Sono tornata. Ops. Ehi, belle scarpe, Mindy, molto colorate. Vero, sono proprio belle. Non sono semplici scarpe, guardate un po'. Tutto ciò che mi serve lo tengo qui. Compreso il mio lip gloss. Non sai mai quando ti potrebbe servire. Questa è la tonalità che preferisco. Come stai bene, Mindy? Ah, oh, dolce da parte tua. Dico davvero, sei impegnata più tardi? Potremmo vedere un film o qualcosa di simile. Mi piacerebbe. Ce l'hai il mio numero, vero? Wow, questa lezione è così affascinante. Vedete, ragazzi, è tutto così semplice. Lo è davvero. È Wendy? Che c'è, secchiona? Non ci credo che dobbiamo stare vicine. Pazienza.
Aprite il libro a pagina 14. Oh, odio questa lezione. Credo sia ora di uno spuntino. Adoro il cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Che stai facendo? Lo sai che non si mangia in classe? Ho fame. Eh sì, è così buono. Non credo ai miei occhi. Che succede? Sta mangiando un attimo. Eppure l'ho visto. La tenga d'occhio è scaltra. Non sei divertente, Wendy? Stranissimo. Forse me lo sono sognato. Ora è la mia occasione. Tenevo da parte queste patatine. Oh, andiamo! Mi prendi in giro! Hanno un bell'aspetto. Sono così saporite. È assurdo! Mi dica che la vede anche lei. Che c'è adesso? Lei sta... cioè, stava... cosa? Ridicolo! Sono delusa, Wendy. Niente più interruzioni. Concordo. Continui pure, io mi faccio un panino. Hai appena detto... cosa? Ma come riesce a farlo? Non capisco. Vabbè, cioè, se lo fa Mindy, anch'io dovrei mangiare qualcosa. E qui dentro dovrei avere dei dolcetti. Trovato. Cosa credi di fare? Qui il cibo è vietato. È solo un dolcetto, Mindy sta... Allora so quel che dico, smettila di interrompere la mia lezione. Non è giusto. Non so come tu riesca a farlo. Cerco di studiare. Me ne vado. Non può essere. Amo i frullati freschi. Cosa? Questo è uno scherzo. Non è giusto. Respira. Non finisce qui. Aspetterò. Ah, era così rinfrescante. Dopo cosa c'è? La lezione è finita. Rimetto tutto nello zaino. Ora di andare. Chissà cosa c'è per pranzo. Ho una fame. Eccola. Comincia lo spettacolo. Ho proprio bisogno di questi. Non così veloce. Che succedeva là dentro? Come puoi andartene così? Era così tanto cibo. Basta. Ok, non me l'aspettavo. Cosa? Che c'è? Perché mi guardi in questo modo? Prendi questi e mettiti i miei occhiali. Che succede adesso? Dovrebbe andar bene. Io mi riprendo questi. Ah, ne avevo bisogno. Non ti muovere. Ok, vieni con me. Siediti. Sicura che andrà bene? Fidati, funzionerà. Sembrano brufoli. Ma in realtà sono commestibili. Ci voleva proprio. Buonissimo. Sapevo che avresti apprezzato. In fondo non è così male essere compagni di banco. Oh, ecco la prof. Cominciamo? Grazie, Mindy, sei la migliore. Oggi è il compleanno di Wendy. Eccola che arriva. Ciao, Mindy. Perché quel cappello? Buon compleanno. Questo è per... oh, dobbiamo entrare in classe. Hai visto quel film ieri sera? Aspetta! E poi sono entrati nella casa infestata, perché fare una cosa simile? L'ho messo nello zaino di Wendy. Era così spaventoso, ho fatto degli incubi. Sistematevi, ragazze, abbiamo un sacco di cose da fare. È il momento. Psst. Wendy, che c'è? Apri lo zaino. Ah? Zaino? Guarda nello zaino! Veloce! Dentro c'è qualcosa! Eh? Davvero? Ok, lo faccio io! Dammelo! Dai un'occhiata qui! Mi hai preso un regalo! Non avresti dovuto, grazie mille! So che sono i tuoi preferiti! Li adoro! Ma quelli sono biscotti? Lo sapete che non si mangia e non si beve in classe? Dateli a me! Ma sono un regalo! Possiamo condividerli? È il peggior compleanno di sempre. Non te la prendere, va tutto bene. Squisito. Dovrei comprarne un pacchetto. Se li mangia davanti a noi, forse c'è qualcosa che posso fare. Conservo una scorta d'emergenza di biscotti. Cosa? Che stai facendo? Shh, sta calma, osserva. Mi serve qualcos'altro. Questa fascia per capelli è perfetta. Cosa? Non capisco. Siediti, ti metto il biscotto sotto la gonna.
Poi ci avvolgo la fascia per capelli. Questo lo terrà fermo. Farò questo su tutta la gonna, sembra un dettaglio alla moda, vero? E ho finito. Che ne pensi? Wow, è incredibile! La prof non sospetterà nulla. Silenzio, ragazze! Credo che sia il momento di uno spuntino. Sfilo la fascia e mi prendo il biscotto. Cos'era quello? Vi osservo entrambe. Sapevo che avrebbe funzionato. Ehi, anche tu meriti un dolcetto. Grazie, amica. Un altro brutto voto incredibile, come lo dico a mamma? Anzi, forse ho un'idea. Ci passo sopra la piastra e voto sparito, una vera e propria magia. Oh, eccola! Devo sbrigarmi. Facciamo che ho preso il massimo. Che succede qui? Gina, sei già a casa? Ehi, ciao, mi hanno riportato il compito. Da qua, fammi vedere. Oh no, sono nei guai! Sono orgogliosa di te! Senz'altro l'intelligenza l'hai presa da me. Ah, ovvio, e la furbizia da papà. Meno male. Io ho fatto giusto in tempo. Ok, dov'è il quaderno? Potessi cambiare posto. Oh, eccolo! Oh, che cos'è quello? Oh no, ho sbagliato e non ho nemmeno la gomma. Questo è un guaio. Ehi, come va? Per caso hai una gomma? Certo, solo un secondo. Ce l'ho sicuramente qui in giro. Dov'è finita? Wow, quanta robaccia! Già me ne sto pentendo. Aspetta, ce l'ho, sono sicura. Scusa, credo di averla persa. Fa niente, che cos'hai lì? Di che parli? Ah, ecco dov'era finita! Grazie, che tipa strana. Dovrei proprio riordinare qui dentro. Senti, non posso restare a guardare. Lascia che ti aiuti, ho un metodo infallibile. Prendo un foglio e lo piego in tre parti. Tengo fermo uno dei lembi e ci passo su della colla. Poi richiudo anche l'altro lembo assicurandomi di fissarlo per bene. Applico della colla sull'altro lato e poi lo piego in due come se fosse una lettera. Metto questo foglio da parte e ne faccio degli altri uguali con colori diversi. Sembra un arcobaleno! Avvolgo i foglietti con del foam e poi ci attacco del velcro. Con dell'altro foam ricreo il muso di un unicorno. Ed ecco un carinissimo portafoglio. Tieni, per te. Wow, l'hai fatto tu, è stupendo! Guarda che forza, ci posso mettere di tutto! Non vedo l'ora di usarlo. Mi serviva proprio, è perfetto! Credo sia tutto. Che fame, mi serve uno snack. Dovrei averne uno nello zaino. O almeno credo. Tranquilla, ho io qualcosa. Tieni per sdebitarmi. Ehi, ma come ci è entrata questa lì? Poco importa, sono i miei preferiti. Ah, cavolo, non esce. No, no, mi lasci in pace. Puoi scappare quanto vuoi, ma è inutile. Non possiamo parlarne. Voglio solo vedere quanto hai preso. Non vuole proprio lasciare perdere. Ciao, Gina. No! Guarda che cosa hai fatto. Perché? Scusami, non l'ho fatto apposta. Aspetta, ci penso io. Ma dov'è il tappo? Aspetta, forse ho un'idea. Sì, dovrebbe andare. Usiamo lui, o meglio, la sua testa. La stacco dal resto del corpo e la avvito sulla boccetta di colla, spingendo bene così che sia ben salda. Ehi, non male! Passami quei voti. Devi fare presto. Bene. Ora spremo la boccetta e la colla dovrebbe uscire. Ah, sembra mocciolo. Un po' schifoso, ma fa ridere. Ha funzionato alla grande. E adesso lo attacco qui. Non la saprà mai nessuno. Tocca a me. Guarda se viene la prof. Wow, pazzesco. Ben fatto, Wendy. Addio ai brutti voti. Giusto in tempo. Eccoti finalmente. Devo registrare i vostri voti. Fatemeli vedere. Sì, ecco a lei.
Ok, sorprendente, Gina. Brava. E tu, Wendy? Sì, il compito. Ecco a lei. Anche tu? Wow, ero convinta che non lo passassi. Ottimo lavoro, ragazzi. Aspetta un attimo, ma cos'è quella roba? Non capirò mai voi giovani. Non è niente. Ci è mancato poco. Sì, dobbiamo chiudere quell'affare. Oh, ciao tesoro, papà è venuto a prenderti. Come sei carina. Oh, ciao, io, il tuo bambino è povero. Oh, l'angioletto della mamma. Come stai? Accidenti, non piangere. Adesso la tua mamma è qui. Andrà tutto bene. Un bambino povero e uno ricco. Immagino che sia ora di farli crescere. Devo solo aggiungere qualche altro anno. Ecco qui, molto meglio. Chissà come stanno adesso. So cosa dovrei fare, mandarli a scuola. Questa scuola è molto bella. Penso che sarà divertente. Oh, che numero fortunato. Dopo di te, Lizzy, sembra proprio che questa sia la nostra stanza. Oh, accidenti, che schifo! Guarda, questo posto è un casino. Aspetta, è ancora peggio, deve essere proprio demolita. No, 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 non posso farci vivere in un posto simile. È tutto ok. Io non posso credere che a lui stia bene. Sarà perché è povero. Guarda, c'è una scopa. Credo che possiamo pulire questo postaccio. In realtà è facile liberarsi delle ragnatele. C'è anche tanta spazzatura, non sarà difficile liberarsene. Oh, fammi togliere questi giornali dalle pareti. Ecco, già va meglio. E via dentro il cestino della spazzatura. Ma come mai c'è della corda in giro? Bene, è ora di creare un letto. Ah, questo sì che è accogliente. Oh, Lizzy, guarda che c'è molto spazio se vuoi condividere con me. Sì, beh, no, grazie, pulirò il mio letto tutto da sola. Pronto? Sì, ho bisogno di te per aggiustare delle cose. Salve, signorina, sono della ditta di pulizia che ha richiesto. Oh, oh, ah? Aspetta un attimo. Assomiglia tanto a Liam. Comunque sì, ho bisogno che tu pulisca tutta questa zona. Posso farlo, nessun problema. Ah, non mi convince molto. Ma basta che faccia il suo lavoro. Sembra proprio che bisogna raccogliere la spazzatura. Oh. Mi scusi, signorina, ma io ho finito con le pulizie. Oh, bene, i soldi, non capisco perché tutti li pretendano. Ma fa niente, ecco qua, per aver pulito. Oh, ne vuoi ancora? Oh, ok, va bene. Eccoti qua, dovrebbero bastare, credo. Ora per favore vai via, devo fare una telefonata. Sì, mettetela laggiù, per favore. Oh, adesso andate via. Oh, hai finito il tuo lato. Non male. I miei capelli stanno bene di questo colore, signorina. Tonde o squadrate? Fermati e basta, niente più pedicure per oggi. Beh, immagino di dover iniziare la mia giornata. Ah! No! Ecco come morirò! Ecco la fine! Ah! Il mio prezioso piede! No! Sono morta, non posso più andare avanti, non in questo modo! Com'è potuto succedere a me? Dottore, lei mi deve salvare, sto soffrendo! Dunque, hai sbattuto il piede? Devi fare qualcosa! ma certo, fammi vedere! Questo dovrebbe aiutare. E ora metterò un cerotto. Per la miseria, non posso guardare! Va meglio? No! Oh, ok. Dunque, hai bisogno di idratazione. Questi snack dovrebbero aiutare. E sono i miei preferiti! Ed ecco, ti rinfrescherò con un ventaglio. Oh, così tanto freddo. Non riesco a scaldarmi. Oh, ecco perché. Ho la febbre. Ci deve essere qualcosa che posso fare per stare meglio. Oh, forse dovrei acquistare delle medicine. Dovrebbero aiutare. Non bastano mica. I medicinali sono molto costosi. Beh, forse mia madre può aiutarmi. Ehi, mamma. Wow! Ma hai tipo volato. Oh, tesoro, so sempre quando non ti senti bene. Guarda, ti ho portato un kit di primo soccorso. Sarei meglio in meno che non si dica. Iniziamo con del tè e ora puoi berlo. Senti, so che non ti piace il tè, ma devi berlo se vuoi stare meglio. Oh, mamma, mi ucciderà il tè al posto della febbre. E ora alcune erbe. Ah, mi sento già meglio. Ecco qua, tesoro. Ma non renderà il tè ancora più schifoso. Ottimo lavoro, continua a bere. Oh, io lo so.
Ti ho fatto una bella vellutata calda. Oh no, mamma, io odio la tua vellutata. Ma che cosa dici? Apri per bene, forza, ti farà stare meglio. Eccoci qua, il mio piccolo angioletto. E adesso... Oh, ma certo, una mela. Devo solo lucidarla per bene. Oh, il mio dolce angioletto si è addormentato. Gli rimboccherò le coperte e mi assicurerò che stia bene. C'è cascata? Fio, credo di sì. Bene, ragazzi. Spero che vi siete preparati per l'esame. E ora iniziate, voglio vedere quanto avete appreso. Oh? Che diavolo? Ho solo questo nello zaino. Cavolo, ho solo una piccola matita colorata. E non è nemmeno temperata. Oh, guarda quante cose allizzi. Quanti colori e tonalità. Beh, dovrò fare del mio meglio con questa. Oh, aspetta un attimo, forse ho dei soldi. Giusto, sono povero e senza soldi. Ehi, aspetta un secondo, forse nella spazzatura ci sarà qualcosa di utile. Fammi vedere cosa abbiamo qui. Eh? Cosa sta facendo, Liam? Ehi, ci sono dei bastoncini di legno, posso farci sicuramente qualcosa. Ok, mi servono gli stampi in silicone nell'aula. Ci verserò dell'acqua e aggiungerò il colorante alimentare. Devo mescolare per farlo amalgamare per bene. Bene, e ora aggiungerò diversi colori. È ora di inserire i bastoncini di legno. Devo assicurarmi che non cadano. Poi congelerò il tutto. Bene, adesso sono congelati e posso passare alla fase successiva. Ok, ora mettiamo alla prova questi ghiaccioli. Vediamo se fanno il lavoro. Bene, ma guarda che colore. Spettacolare. Voglio dargli una leccata. Rinfrescante. Ah, devo ammetterlo, è davvero geniale. Ora cosa dovrei fare? Non so. Oh, aspetta, ho dei soldi, allora sono salva. Dovrebbero bastare. Bonjour, hai bisogno di un artista? Ah, non ancora, prima. Crea dell'arte. Ah, certo, capisco. Creerò un capolavoro. Che noia la lezione di arte. Il tuo capolavoro è completo, voilà. Cosa? Che cos'è? Io, che schifo, toglielo dalla mia vista. Non ti piace la mia arte? Non hai stile. Ah, io non li capisco, gli artisti. Salve! Oh, beh, fa niente, vai avanti e crea dell'arte. Ok, signorina, l'insegnante ha detto che sono il più bravo della classe. Adoro i pastelli a cera, mi piace colorare. Ok, ho fatto. Che cos'è? Una casa con delle nuvole? Eh no, non ci siamo. Oh, non piangere, intendevo... Ci deve essere qualcosa qui intorno che posso usare. Oh, guarda, un lecca-lecca! Eh? Che cos'è? Un lecca-lecca! Cosa? Laggiù? Oh, i soldi, ma certo, eccoti qui. Ora vai avanti, vattene via. Il prossimo. Oh? Accidenti, è orribile. Ok, ora ti faccio vedere cosa ho fatto. Ecco qua. Accidenti, wow, lo adoro. Ecco i tuoi soldi. Bene, grazie signorina, ci sto. Ottimo. Ehi, Liam. Guarda la mia arte! Oh sì, non male, io sto usando questi bastoncini per fare arte. Ehi, dovresti prestare più attenzione a me e non alla tua arte! Una festa per soli VIP e ci sarà Millie Bobby Brown! Ah, ok, devo scegliere cosa indossare! Vediamo... Oh sì, questo vestito è perfetto! Sto così bene con questo vestito! No, forse no... Proviamo qualcos'altro, un mini abito rosa da festa... O forse il rosa è troppo anno scorso. Adesso mi cambio. Forse qualcosa di più casual e sbarazzino. Adoro le sneakers dorate. Ah no, devo essere più elegante. Con un mini abito rosso non si sbaglia mai. Ah, aspetta, so cosa dovrei fare. Fare una telefonata, ovviamente. Se non possiedo nulla che mi piace, allora me lo compro. No. Una felpa per 5.000 euro. Sì, assolutamente. Oh, è qui. Come sono emozionata. Fammela aprire. Perbacco, è esattamente ciò che volevo! Devo averlo! Sì, mi sta benissimo! E questi leggings sono fantastici! Ora devo solo indossare gli occhiali da sole e sono pronta! Ecco che arrivo! Acci picchia, non posso credere che questo sia arrivato via posta! È un invito per una festa! Ma non potrò andarci vestito in questo modo, troppi buchi! E non posso indossare nemmeno la mia t-shirt, anch'essa è piena di buchi! Eh? Cosa c'è nella scatola che mi ha regalato papà? Beh, forse c'è qualcosa che posso usare.
Ehi, guarda qui, un paio di jeans e niente buchi! Chissà cos'altro c'è qui dentro. Che schifo, è un paio di boxer! Accidenti! Oh, ehi, ma guarda, una felpa gialla! Fammela provare. Ok, sì, non mi sta male. Aspetta, no, è troppo grande. Com'è lunga, mi arriva fino alle ginocchia. E adesso? Oh, ma certo, i boxer hanno un elastico. E non è nemmeno usurato. Sai che c'è? Credo di avere un'idea. Ok, ho tolto l'elastico dai boxer. E adesso lo avvolgerò intorno al punto vita e lo legherò sul davanti. Ok, il nodo dovrebbe tenere, e ora fammelo mettere dietro. E ora infilerò il tessuto in eccesso della felpa in questo modo. Beh, non male direi. Sì, è l'ora del pranzo, sembra così buono. Ah, sei seduta al mio posto, spostati. Come sei cattiva! Credeva davvero che potesse sedersi al mio posto? Adesso posso mangiare la mia insalata in pace. Ehi, ma che diavolo stai facendo? Mi dispiace per te, ma questo adesso è il mio pranzo. Ehi, come va? Hai visto quel nuovo episodio ieri sera? Io l'ho visto e non potevo crederci. Soprattutto quando hanno ammesso che si amavano. Non me l'aspettavo proprio. E poi c'era quell'altro ragazzo che era così geloso. Ehi, che cavolo! Mi stai ascoltando? Ah, forse c'è qualcun altro con cui posso parlare. Oh, andrò laggiù. Ciao, che stai mangiando? Sembra buono. Che cosa hai guardato ieri? Oh no, non la sopporto quando comincia a chiacchierare. Ehi, dove vai? Accidenti. E adesso? Con chi posso mangiare? Ecco! È sempre bello parlare con una prof. Salve, prof. Ha visto l'episodio ieri sera? Non riesco a credere che quello era sospettato di omicidio. Sì, beh, come vuoi. Io devo andare in classe. Classe? E cosa? Ma è ancora presto! Aspetti, vengo con lei! E poi c'era anche quel fantasma. Adesso penso che il fantasma sia la moglie morta, ma potrebbe anche essere la sorella. Aspetta, fermati, tieni questi per me. Tu rimani qui, io devo andare in bagno. Ma no, aspetti, devo parlarle della parte romantica! Oh, devo chiudere la porta prima che arrivi. Non crederà che è andato ad un appuntamento. No, 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 non riesco a liberarmi di lei. Non smette di parlare! Non me l'aspettavo affatto. So io che cosa fare, gli auricolari, così non la sentirò più. Oh, grazie al cielo. Immagina solo di essere in un bel posto felice. Il waffle ai brillantini. Oh, e dovevo raccontarle anche del cane. Ah, non è possibile! Oh, era solo un incubo, grazie al cielo. Adesso gli faccio vedere io. Questa frutta non riuscirà a passare. Aspetta, che diamine! Oh, ho finito gli snack. Mi serve del carburante se voglio vincere. Che cavolo, anche questo è vuoto. Che cosa faccio? Ho così tanta fame. Aspetta, ho un'idea. La realtà virtuale è la soluzione. Guarda questa frutta deliziosa. Accidenti, è molto più difficile così. Oh, sono una principiante. Ehi, addio frutta, adesso arriva una ciambella. Au! È vero, non era affatto reale. Ehi, che sta succedendo laggiù? Stiamo facendo lezione, sai che non dovresti. Ah, scusi. Che buono. Oh no, mi sono rovesciata il tè addosso. Accidenti, stai bene? Ecco, ho un tovagliolo. Dovrebbe aiutarti. Grazie mille, è di grande aiuto. E di che? È un peccato che il tuo bel vestito si sia bagnato. Oh, ti piace il mio vestito? Ti ho visto entrare in aula oggi. In realtà il giallo è il mio colore preferito. Oh, wow, ha fatto un bel groviglio. Ehi, aspetta! Oh no, ma che casino ho combinato! Non può essere! Non riesco a smettere di scivolare! No, il bidone della spazzatura!
Accidenti, che sfiga! Adesso sono coperta di spazzatura, che giornataccia! Ho aspettato tutto il giorno per mangiare questo biscotto! Ehi, che bei capelli! Oh no, è così inquietante, odio quando si siede vicino a me! Ciao! Sì! È ora di mangiare il pranzo! Sembra buono, eh? Cosa pensi che dovrei mangiare prima? È un inquietante goth! Penso che comincerò col bulbo oculare, che cosa ne dici? Ti vedo da qui! Non ce la faccio! Non la sopporto più, me ne vado! Che spasso! È fin troppo facile spaventarla! Oh, non ti dispiace, vero? Quel cetriolo è così buono e fresco! È l'ora del pranzo! Oh, aspetta, devo disinfettarmi le mani! Mani pulite equivalgono a una vita pulita! Niente germi per me! Ehi, come va? Oh, fammi spostare il banco, così sarò al sicuro! Accidenti! È una vera maniaca del pulito! No, germi! Ho i tuoi germi addosso! Che schifo, schifo, schifo! Ok! Adesso mangerò il mio pranzo! Ecco un biscotto per farmi perdonare! No, leva quello sporco biscotto! Ehi, non spruzzare il mio cibo! Au, mi hai spruzzato gli occhi! Ehi, come va? Ehi, tutto bene? Bene, fammi tirare fuori tutto ciò che mi serve. Metterò alcune cose sul mio banco. Ecco il mio astuccio. Oh? Cosa stai facendo? È l'ora del pranzo. Sei così lenta. Oh, allora devo rimettere tutto nello zaino. Prima l'astuccio. E prenderò la mia bibita. Ed ecco il mio delizioso pranzo. Sembra tutto molto buono. Ecco il panino. Mi dispiace, il pranzo è finito. Oh, mi scusi. La lezione comincia. Lo metterò via, ok? Immagino che il panino dovrà aspettare. Prenderò di nuovo il mio libro di geometria. Oh? Ma cos'è successo? Perché è così buio? Ehi, che cosa ci fai ancora qui? La scuola è finita ore fa. Muoviti, va a casa. Oh, mi scusi. Buonanotte. Hai guardato la partita? Oh, wow! Guardatela! Ehi, vuoi una delle mie barrette di cioccolato? Ho delle caramelle da condividere con te. Che ne dici delle patatine? O le Pringles sono le migliori? Accidenti, guarda che mela! Ehi, ma che bel frutto che hai! Oh, la vorresti? Eccoti qui! Grazie! Sei così dolce! Mi piace molto il colore della tua maglia, si abbina ai tuoi occhi! Che cosa? È così popolare che ottiene tutto ciò che vuole! Vediamo... Fammi vedere da più vicino al mio pranzo! Questa farina d'avena è all'altezza dei miei standard? Bello sembra! Aspetta un attimo! Questo formaggio non sembra all'altezza! Devo misurare ogni singola angolazione! Ok, sembra abbia superato il test! Aspetta, la mela! Devo pesarla! Non deve essere sottopeso! Che cosa? Non va affatto bene! Come farò adesso? Mi scusi, signorina? Perché mi ha dato questa mela? Non va affatto bene! Oh no! È la schizzinosa! Me ne devo andare! Aspetti, si fermi! È la mia mela? Che tipo di studente sei tu all'ora di pranzo? Fasselo sapere nei commenti! Non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo!